È un tema spinoso attuale che coinvolge in prima persona non solo i tecnici del diritto, ma anche la società civile. La giustizia riparativa, un incontro che si è tenuto nell'aula magna di Palazzo di Giustizia con relatori di altro profilo, moderato dal giudice Giovanbattista Tona. Il titolo dell'appuntamento, che si è sviluppato in varie sottotematiche, titoli specifici per ogni intervento, è stato Punire bene, riparare meglio. Sono state una serie di riflessioni sulla giustizia riparativa organizzate dalla magistratura e dall'Ordine degli Avvocati. E se la professoressa Agata Ciavola si è soffermata sulla giustizia riparativa come modalità alternativa di gestione dei conflitti generati dal reato, il criminologo di fama nazionale, il professor Adolfo Ceretti, ha parlato del male come tema fondante per chi subisce un danno e per chi commette un reato. Ceretti ha lavorato per 7 anni con i brigatisti del gruppo di fuoco del rapimento di Aldo Moro. Coloro i quali hanno seminato il terrore in quel periodo che la storia chiama guerra civile a bassa intensità. Ha raccontato come le storie di ciascuno a 30 anni dai fatti commessi sono diventati non la memoria collettiva, ma una condivisione di memoria. Ma per scendere dal cielo alla terra, come diceva il filosofo, si è anche parlato della legge di riparazione legale, della quale Ceretti è estensore insieme ad altri 4 illustri cattedratici, che al momento è soltanto una legge delega e scadrà il 30 di giugno. 9 articoli che, se approvati, aiuterebbero il lavoro del magistrato, che al momento è necessariamente legato ad un istituto che rimane confinato in alcuni asfittici cantoni. E mentre a Roma si discute, già a Milano le mediazioni hanno superato le messe alla prova. Io mi sono sorpreso più di una volta nel corso della mia esistenza a chiedermi quali siano stati i motivi che mi hanno condotto a lavorare e a operare nel campo della giustizia riparativa e in una parola diventare mediatore. E spesso mi rispondo che l'interesse più profondo è nato dal desiderio di comprendere come l'insopportabile del reo invade e si impadronisce del corpo delle vittime. C'è questo tema dell'insopportabile del reo, cioè qualcosa che io non posso, cioè non riesco a reggere, non posso sopportare, non posso che tradurre in un gesto che è altamente offensivo per qualcun altro, invade un altro corpo. Siamo sempre lì. È una questione di corpi quando parliamo di mediazione, una questione esistenziale, non è una questione psicologica, non è psichiatrica, non è psicoanalitica, non è filosofica, non è teologica, è una questione esistenziale e di corpi.